ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video unboxing di Magic the Gathering. Io sono il vostro caro Giulio ed oggi andremo a fare appunto l'unboxing, lo spacchettamento del pack pre-release di Magic the Gathering, leggende di Commander Dungeons and Dragons. Già vediamo un sacco di cose molto interessanti, molto molto fighe. Tra appunto il drago d'oro, se non ricordo male, potrebbe essere molto figo. Direi allora a questo punto di non perdere altro tempo e di iniziare subito a fare l'unboxing. Sigillo, andiamo a vedere questa illustrazione incredibile, molto molto bella, veramente molto molto bella estesa, e questa va a rivelare il contenuto del box pre-release, che contiene delle pedine, dei segnalini. Ma quello che a noi preme di più andare a controllare è proprio espansione Baldur's Gate, leggende di Commander, molto bello, rosso maculato di blu, molto molto figo. E abbiamo qua il nostro contenuto con un sacco di carte, contenitore di carta che andiamo subito a dalla nostra vista. Mettiamo qua di lato, e qua abbiamo, oltre a Magic Arena, non ricordavo ci fossero, la schedina per le buste di Magic Arena. Guardate che bello, Baldur's Gate con una mappa illustrata, molto figo. Persino gli avventurieri più esperti procedono con cautela a Baldur's Gate, dove una vita vale poche monete di bronzo e la cupidigia è più letale del fuoco di un drago. Abbiamo anche proprio la descrizione, città alta, molto piccolo, vediamo se ci aiutiamo, così i lussureggianti parchi e gli eleganti palazzi della città alta sono isolati da spesse mura e cancelli, strettamente sorvegliati. Solo l'aristocrazia e la sua servitù ci hanno accesso. Abbiamo poi la città bassa, quindi città alta da qua, città bassa e la città esterna. Di giorno le caotiche strade della città bassa brulicano di commercianti e clienti. Di notte la gente spranga le porte mentre cultisti, assassini e ladri si aggirano per i loro loschi affari. E infine la città esterna. Senza la protezione delle mura e delle guardie, la gente della città esterna sopravvive, riunendosi in comunità dove tutti si conoscono. Gli incauti che vagano soli come facili vittime di criminali, dei cultisti che imperversano in città. Gli incauti che vagano soli sono facili vittime dei criminali, dei cultisti e dei cultisti che imperversano in città. Molto bello. E di qua in teoria
caso molto particolare questo in realtà. Non l'aveva letto, non l'avevo letta. Il draft di Commander è come un normale draft, tranne che ogni busta ha 20 carte e ne scegli due per ogni turno di selezione. Prova a identificare i potenziali comandanti fin da subito e concentrati su quali colori, su quei colori. Quando hai scelto le tue carte, costruisci un mazzo da 60 carte, puoi includere duplicati, ok, e scegli quale creatura o planeswalker leggendario ti guiderà in battaglia, il senza volto. Puoi aggiungere fino a due copie di il senza volto prelevate al di fuori della partita come comandante o background. Usa questa carta per garantirti di avere un comandante che rappresenti i tuoi colori più forti, creature e altre magie. Cerca abilità di evasione come volare e minacciare. Affronterai più avversari, quindi qualsiasi modo di distruggere o danneggiare le loro creature può essere fondamentale. Le partite possono durare a lungo e includi delle soluzioni per ottenere più carte in mano o attivare l'abilità più volte. Punta ad avere metà delle tue carte non terra con un valore di mana pari o inferiore a 3. Ma pensa anche a modi per infliggere danni ingenti in un colpo solo per dare il colpo di grazia ai tuoi avversari negli ultimi turni. Terre. Aggiungi al tuo mazzo un mix equilibrato di terre in base all'identità del colore del tuo comandante, solitamente circa 25. Puoi ottenere terre in base dall'organizzatore del torneo. Se hai qualche dubbio, chiedi consigli. A un pre-release puoi sempre chiedere aiuto agli altri giocatori e continuare a perfezionare il mazzo durante la giornata, se non ti soddisfa. Bello. Molto figo. Bellissima anche questa mappa. Molto molto bella. La città alta qua di lato e la città bassa, seguita dal... cosa abbiamo qua? Piccolo Kalimshan e la città esterna. Molto molto bello. Questo lo mettiamo da parte e abbiamo qua il senza volto, immagino, e poi la carta promo del pre-release. Molto bello. Abbiamo quindi la carta promo del pre-release e poi tre pacchi da 20 carte ciascuno. Un pre-release, un pre-release pack insolito, diverso da quanto abbiamo assistito fino ad oggi, e quindi direi a sto punto di iniziare subito con la nostra carta promo del pre-release, con le nostre forbici questa volta, serie. Aggiungi X mana di un qualsiasi colore
certo che so cosa significa eponismo. È un cavallo di piccole dimensioni. Kritz, guardia della porta. Molto bello, porta di Baldur's, porta di Baldur's. Bello, bello, bello. Illustrazione, che io non riesco a leggerla con il foil. Vediamo se riusciamo. Titus Lunic. È lui. Lunifero. Luniter, Luniter. Con le luci e il foil mi si spampola tutto. E a sto punto, visto che siamo già qua, so che mi sarà dimangiando, che non si mettono così le perfect fit, lo so. Devo prenderci l'abitudine a girare dall'altra parte. Bene. La prima l'abbiamo messa. Iniziamo allora con il primo pacchetto a questo punto. Vai allora. Sostanzialmente, o la sottocittà. Castigo chiodato. Ogni qualvolta la furia combattente crudele viene bloccata da una creatura, il controllore di quella creatura perde 5 punti vita. Però, molto bello. Molto, molto bello. È un 1-5 che costa appunto 4 mana, di cui 3 generici e 1 nero. Next, abbiamo l'ufficiale dei fiammanti, creatura soldato gnomo che costa 3 mana, di cui uno bianco, ed è un 2-2. Ogni qualvolta un'altra creatura che controlli lascia il campo di battaglia, metti un segnalino +1/+1 sull'ufficiale dei pugni fiammanti. Portate in salvo il resto degli abitanti. Queste canaglie hanno appuntamento con la mia lancia. Bello. Ufficiale dei pugni fiammanti. E next abbiamo il globo dei draghi di Corniola, un artefatto che costa 3 mana, di cui uno rosso. Tappandolo aggiungiamo un mana rosso. Se questo mana viene speso per una magia creatura drago, quella creatura ha rapidità fino alla fine del turno. Molto bello. Al suo interno brucia l'essenza di un drago rosso, sempre pronto a liberarsi con ira. Molto, molto figo. Next, abbiamo la druida del boschetto di smeraldo. Creatura druido nano che costa 4 mana, di cui uno verde, ed è un 2-2 con un botto di effetti, vediamo. Quando la druida del boschetto di smeraldo entra nel campo di battaglia, passerà a segnare tu per trovare fino a 2 carte terra base e rivelarle. Poi tira un D20. Se esce da 1 a 9, aggiungi quelle carte alla tua mano, poi rimescola.
animali si deformarono, la mascella si allargò sempre di più fino a spezzarsi e il suo riflesso l'attirò nelle sue fauci spalancate. Gran figata questa illustrazione, un istantaneo, neutralizza, comodo. Braccia di Hadar, stregoneria che costa 4 mana di cui uno nero. Le creature controllate da un giocatore bersaglio prendono un -2/-2 fino alla fine del turno. Bruciando poco alla volta nell'annichilimento, l'anziano malvagio Hadar concede poteri spaventosi ai warlock, disposti ad aiutare a saziare la sua fame oscura. Mirko Failoni, tra l'altro, penso connazionale. Braccia di Hadar. E ancora abbiamo un cancello, la porta della scogliera, terra cancello, bellissima, meravigliosa. Emmanuel Shu, la porta della scogliera entra nel campo di battaglia tappata. Mentre la porta della scogliera entra nel campo di battaglia, scegli un colore diverso dal rosso. Aggiungi, tappandola, un mana rosso oppure un mana del colore scelto, beh, mica male. Quindi è una doppia terra a scelta, non è malaccio. Non è malaccio, per carità. Dividi i vivi, senza speranza dei morti, irrequieti, la porta della scogliera. Molto, molto bella. Rituale druidico. La stregoneria che costa 3 mana di cui uno verde. Puoi macinare 3 carte. Poi riprendi in mano fino a una carta creatura e fino a una carta terra del tuo cimitero. Per macinare una carta, metti nel tuo cimitero la prima carta del tuo grimorio. Ossa, radici e semi, il passato, il presente e il futuro in una manciata di terra. Ranocchione gigantesco. E ancora un'altra terra. Ah, le terre selvagge in evoluzione, bella. Un'altra versione. Sacrificare terre selvagge in evoluzione. Passa il rassegnetto grimorio per una carta terra base. Mettila sul campo di battaglia tappata, poi rimescola. L'Underdark brulica di un'immensa diversità di specie viventi, quasi tutte in grado di ucciderti. Maurizio Calle. Molto bello, sono bellissime le terre. Altra versione delle terre selvagge. Pattuglia del Ponte del Dragone. Una creatura soldato umano che costa un mana bianco ed è un 1/1. Abilità miriade, non l'ho mai sentita. Ogni qualvolta questa creatura attacca per ogni avversario diverso dal giocatore in difesa, puoi creare una pedina che è una copia di questa creatura tappata e che attacca quel giocatore o un planeswalker controllato da quel giocatore. Esile le pedine alla fine del combattimento. Ci sta, ci piace. Pattuglia del Ponte di Dragone. E ancora abbiamo l'artigliere ingegnoso. Creatura artefice umano. Che costa 3 mana di cui uno rosso ed è un 3/1. Ogni qualvolta uno o più artefatti entrano nel campo di battaglia sotto il tuo controllo. L'artigliere ingegnoso infligge altrettanti danni a ogni avversario. Certo che puoi aiutarmi a calibrare il meccanismo di mira. Mettiti lì e non muoverti. Capo Leps. Artigliere ingegnoso che viene seguito a sua volta dalla volpe meccanica. Bellissimo. Meraviglioso. Meraviglioso. Creatore artefatto volpe che costa 3 mana generici ed è un 3/2. Quando la volpe meccanica lascia il campo di battaglia, tu peschi 2 carte e ogni avversario pesca una carta. Potrebbe essere la mia più grande invenzione, un adorabile animaletto che mi diminuisce il bisogno di lavori domestici. Jan Jensen o Van Vensen, no, penso sia un Jedi. Jan Jensen. Molto bello, la volpe meccanica. E ancora abbiamo il tasso colossale. Creatura tasso che costa 6 mana di cui uno verde ed è un
65 ha un doppio effetto, quindi possiamo utilizzare scavare a fondo tappando due mani di quino verde, che quindi è una stregone di avventura che ci dice: scegli una creatura bersaglio, macina quattro carte, poi metti un segnalino +1 su quella creatura per ogni carta e creatura macinata in questo modo. Non male. Oppure, se decidiamo di far entrare il tasso colossale senza scavare a fondo, quando il tasso colossale entra nel campo di battaglia, guadagni 3 punti vita. Smuovi abbastanza terra e alla fine troverai qualcosa di commestibile. Leonardo Sant'Anna. C'è un secondo italiano in questo set, non mica male. Sempre che sia un italiano. E arriviamo alla nostra prima non comune dopo una sfilza di comunozze. Esplorare l'Underdark. Una stregoneria che costa 5 mana, di cui uno verde. Passa in rassegna il tuo grimorio per trovare fino a 2 carte terra base e o carte cancello. Mettili sul campo di battaglia tappate, poi rimescola. E poi prendi l'iniziativa. Non male. 2 carte terra base o carte cancello. Fa attenzione, vicino a quelle piante carine e luminose. Di cosa credi che si nutrano? Talin guida dell'Underdark. Esplorare l'Underdark, molto bello. Piotr Dura, l'illustratore o l'illustratrice. E continuiamo con la chiave del mistero. Un artefatto equipaggiamento che costa 2 mana, di cui uno blu. Ed è un artefatto equipaggiamento, appunto. Quando la creatura equipaggiata infligge danno da combattimento a un giocatore, sacrifica la chiave del mistero. Se lo fai, pesca 3 carte. Equipaggiare uno. Assegna, appunto, una creatura bersaglio che controlli. Equipaggia solo come una stregoneria, tappando un mana. Non male. Molto bene. Ogni qualvolta l'avventuriera delle caverne del caos attacca,
prima carta del tuo grimorio. Se hai completato un dungeon, puoi giocare quella carta in questo turno senza pagare il suo costo di mana. Altrimenti puoi giocare quella carta in questo turno. Marcella, Medeiros, molto figo. E ancora un'altra carta, che è una foil comune, il Pegaso Guardiano, bellissimo. Molto bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Creatura Pegaso che costa 6 mana, di cui uno bianco ed è un 3-3. Giocandola normalmente a volare, e ci dice che all'inizio della tua sottofase finale, se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, crea una pedina creatura Pegaso 1-1 bianca con volare. Invece ha anche un'istantanea avventura, salvare il puledro che costa 2 mana, di cui 1 bianco. Esilia una carta bersaglio che controlli, poi rimetti quella carta sul campo di battaglia sotto il controllo del suo proprietario. Poi esilia quella carta, puoi lanciare la creatura in seguito all'esilio. Ah, bello. Figo, figo. Pegaso Guardiano. Ci piace, molto bella. E a questo punto, nel mentre ho una spalla che si chiocca fortissimo, andiamo a mettere la sleeve alle nostre due rare. Questa volta però nel verso giusto, spero. Per quanto, ragazzi, non riesco a farmelo piacere di metterle così. Yes. Seconda rara. E terza rara. Non vi so assolutamente dire se per ogni pacchetto ci siano due rare garantite, o se ho solo avuto fortuna. Come facciamo a saperlo? Scopriamolo col prossimo pacchetto. Qua abbiamo il nostro dungeon e la pedina, che a questo punto andiamo a vederla. Ha iniziativa, semplicemente. Lasciamola qua. Continuiamo con la prigione ridotta. Oh, questa me la ricordo, in Magic Arena. Incantesimo Aura che costa 3 mana, di cui 1 bianco. Incanta permanente, non terra. Il permanente incantato è un artefatto tesoro con tappa. Sacrifica questo artefatto. Aggiungi un mana di un qualsiasi colore e perde tutte le altre abilità. Se era una creatura, non è più una creatura. Interessante e comoda, soprattutto questa carta, per dare un po' fastidio al nostro avversario. Abbiamo poi la scossa tellurgica, un istantaneo che costa 4 mana, di cui uno rosso. La scossa tellurgica infligge a una creatura o a un planeswalker bersaglio danno pari al numero di terre che controlli. Ogni crollo è la voce di Moradin, che ti dice di lasciare la terra dov'è. Algar, Nano, Eremita. E la scossa tellurgica viene seguita da una carta blu. Non è vero, verde. Quella blu è quella dopo, forse. Che è l'invocatore di Sylvanus. Bellissimo. Molto bello. Una creatura druido drago che costa 3 mana, di cui uno verde ed è un 3-2. Ha la abilità evoca elementale, che costa 8 mana generici. Stappa una terra bersaglio che controlli, diventa una creatura elementale 8-8, con travolgere rapidità fino alla fine del turno. Però è ancora una terra, non male, non male. Effettivamente questa è la faccia del nostro elementale. Bello, 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 bello. Alzati, amico, e afferra l'orizzonte nel nome del padre Quercia. Molto carina. E qua adesso abbiamo la nostra magia blu, la marinide di Porto Grigio. Creatura farabutto tritone
costa 2 mana, di cui uno blu, ed è uno 0-3. La marinide di Porto Grigio non può essere bloccata. La marinide di Porto Grigio prende +2/+0 fin tanto che controlli un comandante, che è una creatura o un planeswalker. I capitani di porto tendono a dimenticare che la sicurezza non dovrebbe limitarsi alla superficie. Molto bella. Bella illustrazione. E qua abbiamo la disputa mortale. Un istantaneo che costa 2 mana, di cui uno nero. Come costo addizionale, per lanciare questa magia sacrifica un artefatto o una creatura. Pesca 2 carte e crea una pedina tesoro. E un artefatto con tappa sacrifica questo artefatto. Aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Bell'anello, in cambio posso darti il mio pugnale. La disputa mortale. E next abbiamo un altro cancello, giustamente direi anche. La porta della cittadella, bellissima. Bella, 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 di Andreas Rocha. Terra cancello. La porta della cittadella entra nel campo di battaglia tappata. Mentre la porta della cittadella entra nel campo di battaglia, scegli un colore diverso dal bianco. Tappandola aggiungi un mana bianco o un mana del colore scelto, come quell'altra. Un faro di ordine e sicurezza per chi se lo può permettere. Molto bella, veramente, veramente bella. Prendo il cancello con qua tutte le taverne, le abitazioni. Bellissimo. Molto bella l'atmosfera medievale. Diamante del cielo, attenzione. Artefatto comune che costa 2 mana. Nella sua versione alternative di Dungeons and Dragons, il diamante del cielo entra nel campo di battaglia tappato. Ah, ok, tappandolo aggiungiamo mana blu. Carino. Carino, carino. L'artefatto aggiunge mana. E abbiamo poi il drago verde in agguato. Il drago verde in agguato è una creatura punto drago che costa 4 mana, di cui uno verde, ed è un 4-4. Con volare. Il drago verde in agguato non può attaccare a meno che il giocatore in difesa non controlli una creatura con volare. Ah. Un po' strana questa carta, non credo che qualcuno vorrebbe giocarla, ma va bene. Siamo in un pre-release, è vero. Difende il suo territorio, incute terrore, nient'altro da aggiungere. Giustamente, appunti sul campo di volo. Bello. E ancora abbiamo un artefatto, che è il solvente universale, bello. Un artefatto che costa 1, che però il suo effetto è un po' particolare. Tappando 7, tappando il solvente universale e sacrificando il solvente universale, distruggiamo un permanente bersaglio. Beh dai, sì beh, è un costo fuori di testa. Poche gocce potrebbero dissolvere persino le ragnatele di Lolta. Carino. Molto bella anche l'illustrazione, molto molto bella. Del solvente universale. Seguito da una creatura artefatto. Drago di Shardalin. Che costa 6 mana generici ed è un 4-4. Semplicemente con volare. Bellissimo. Drago super corazzato. Molto molto bello. Scoperte per la prima volta nell'antica Netherrealm le pietre di Shardalin. Assorbono e trattengono l'energia magica, consentendo ai costrutti di essere infusi con potere spaventosi e malvagità innaturale. Bello. Bello, quindi a tutti gli effetti un costrutto. Bello. Drago di Shardalin. Shardalin. Seguito dalla compagna di reclutamento, una stregoneria che costa 3 mana, di cui uno bianco, e ci dice di tirare un D20. Se esce da 1 a 9, crea 2 pedine creature soldato 1 e 1 bianche. Se esce da 10 a 19, crea 2 pedine creature cavaliere 2 e 2 bianche. Se esce 20, crea 3 pedine creature cavaliere 2 e 2 bianche. Carino. Compagna di reclutamento.
sono davvero necessari. Alto artefice Andar Peak. Carino. Molto bello. E la prossima, sempre della parte delle comuni, sono gli esecutori Genasi, creatura sciamano elementale che costa 2 mana di cui uno rosso ed è un 1-3. Con l'abilità miriade, rileggiamola. Ogni qualvolta questa creatura attacca per ogni avversario diverso del giocatore in difesa, puoi creare una pedina che è una copia di questa creatura tappata e che attacca quel giocatore, un planeswalker controllato da quel giocatore. Carino, esilia le pedine alla fine del combattimento. Tappando due di cui un mana rosso, le creature che controlli, chiamate esecutori Genasi, prendono più nel più zero fino alla fine del turno. Bello, molto molto bello. È un sì, quasi un multi-kicker da un certo punto di vista. Molto carino, però molto molto carino, esecutore Genasi. E arriviamo alle non comuni. Prostrare, un istantaneo che costa 2 mana di cui uno nero, distrugge una creatura non leggendaria, bersaglio, non male, costa solo 2 tra l'altro, molto interessante. Non possiamo assolutamente tollerare un ladruncolo tra i servitori, temo che dovrò lasciarti andare, rogue assistente di casa Rillin. Carino. E questa è seguita dall'ispirazione di Candlekeep, la stregoneria che costa 5 mana di cui uno blu. Fino alla fine del turno, le creature che controlli hanno forza e costituzione base XX, dove X è il numero di carte istantaneo, stregoneria e O, che hanno un'avventura che possiedi in esilio e nel tuo cimitero, ok? Non male. La gesta degli eroi del passato galvanizzano gli eroi del futuro. Leonardo Sant'Anna, bello. E ancora abbiamo, per lustrare, la cantina sepolta, un incantesimo che costa 5 mana di cui uno bianco. Quando per lustrare la cantina sepolta entra nel campo di battaglia, prendi l'iniziativa. Ogni qualvolta attacchi, se tu o un giocatore che stai attaccando avete l'iniziativa, crei due pedine creature soldato, uno e uno bianche, tappate attaccanti. Molto carino per lustrare la cantina sepolta. E ancora, e ancora. Attenzione. Botta di culo. Volo. Studioso itinerante, creatura leggendaria, mago umano. Rara mitica, in versione alternative, che costa 3 mana di cui uno blu ed è un 2-3. Quando Volo entra nel campo di battaglia, crea il diario di Volo, una pedina artefatto leggendario in colore con antimalocchio, e ogni qualvolta lancia una magia creatura, prendi nota di uno dei suoi dei tipi di creatura che non è stato annotato per questo artefatto. Tappando 2 e tappando Volo, pesca una carta per ogni tipo di creatura annotato per il permanente bersaglio che controlli, chiamato diario di Volo. Interessante, bello, bello. E infine scegli un background. Mi sembra particolarmente interessante per un mazzo commander questa qua. Oppure per l'espansione è molto bello. Volo studioso itinerante. Che è seguito da Pugno Fiammante, che è una comune, mi risulta, direi di sì, e mi sembra che il loghetto sia anche lo stesso. Sì, mi sembrava leggermente diverso. Pugno Fiammante, incantesimo leggendario background che costa 3 mana di cui uno bianco. Le creature comandante che possiedi hanno ogni qualvolta questa creatura attacca a doppio attacco fino alla fine del turno. Non male. Porti sulle spalle la sicurezza di Baldur's Gate e accetti il peso della responsabilità. Carino. E concludiamo, non è vero, altre due carte abbiamo ancora.
un simbolo. No, è proprio una macchia. Penso voluta, spero. Bella anche questa. E come prima, ci prendiamo le nostre slip e ci slipiamo. Le due rare trovate adesso. Il cucciolo di pelva distorcente. Un suono molto leggero, molto morbido, queste forbici hanno un suono. Cos'è la lista? L'abbiamo vista prima e qua abbiamo la nostra pedina, scoiattolo, carina, molto carina. Iniziamo con lo spadone di Tyr, un artefatto di equipaggiamento che costa 2 mana, di cui uno bianco. Ogni qualvolta la creatura equipaggiata metti un segnalino +1/+1 su di essa e tappa fino a una creatura bersaglio controllata dal giocatore in difesa. Equipaggiare 1. Assegna una creatura bersaglio che controlli. Equipaggia solo, come una stregoneria. Alla luce della sua lama scintillante i fedeli si illuminano e i malvagi si rannicchiano. Spadone di Tyr, molto bello. Spada. Semplice, sì, un po' decorata, ma ha un'elsa un po' strana. Ha un'elsa un attimo particolare. Drago rosso giovane, creatura drago che costa 4 mana, di cui uno rosso, ed è un 3-2. Quindi, giocandola come creatura, abbiamo appunto volare. Il drago rosso giovane non può bloccare. Letale per la maggior parte, godurioso per un drago, sta facendo un bagno dentro la lava. Possiamo invece che giocarlo come creatura, giocarlo come istantanea avventura, con l'abilità immergersi nell'oro che costa 2 mana, di cui uno rosso, crea semplicemente una pedina tesoro. Poi esilia questa carta, puoi lanciare la creatura in seguito dall'esilio, interessante. A seguire abbiamo unire le forze con loro che li abbiamo trovati in passato, giusto? Mi sembra di sì che fosse la carta, del extra, diciamo, di un box pre-release che abbiamo aperto, se non ricordo male. Istantaneo, fino a 2 creature bersaglio che controlli infliggono ciascuna danno pari alla propria forza a un'altra creatura bersaglio. Vediamo come se la cava questa canaglia con un peloso proiettile di giustizia. Bella coppia. Drago blu giovane, attenzione, abbiamo prima il drago rosso, adesso il drago blu. Creatura drago, che costa 5, di cui un mana blu ed è un 3-3. Volare, semplicemente. Vedo la faccia nascosta del domani, ricordi perduti delle regine. Cosa desideri conoscere? Bello, giovane, ma già gigantesco. Oppure, un vaticinio delle sabbie, che costa 2 mana, di cui uno blu ed è una stregoneria avventura. Profetizza 1, poi pesca una carta, e anche qua possiamo esiliare questa carta. Poi esilia questa carta e possiamo lanciare la creatura in seguito all'esilio. Molto
sia più soffice della seta, più forte dell'acciaio e più silenzioso del pensiero. Indovinello Warlock, armatura delle ombre. E ancora passiamo dal nero al bianco, con il dardo trecciante. Un istantaneo che costa 3 mana, di cui uno bianco. E ci dice che possiamo distruggere una creatura bersaglio con forza pari o superiore a 4. E poi ci fa un profetizza 2. Guarda, ovviamente Scry, guarda le prime due carte del tuo grimorio, poi mettine un qualsiasi numero in fondo al tuo grimorio e le altre in cima, in qualsiasi ordine. Dardo tracciante. Arriva un altro artefatto, la caraffa dell'acqua eterna. Non hai un limite massimo di carte nella tua mano, costa 3, mana generici. Tappandola aggiungi un mana di un qualsiasi colore, beh, non troppo male, devo dire. Molto interessante, anzi, quasi quasi. Ora ricorda, in nessun caso dovrai mai pronunciare la parola Kaiser nella stessa stanza di... Oh, accidenti. Pindelheim, mercante della città alta. Caraffa dell'acqua eterna. Seguita dal drago dell'Oceanus. È una murena, praticamente. Creatura drago che costa 6 mana, di cui 2 blu, ed è un 3-5 con volare. Quando il drago dell'Oceanus entra nel campo di battaglia, tappa una creatura bersaglio controllata da un avversario e spronala. Fino al tuo prossimo turno, quella creatura attacca in ogni combattimento un giocatore diverso da te, se può farlo. Drago dell'Oceanus. Arriviamo all'artefatto equipaggiamento che sono gli arnesi da scasso. Artefatto equipaggiamento che costa 2 mana, di cui uno nero. Quando gli arnesi da scasso entrano nel campo di battaglia, crea una pedina tesoro. La creatura equipaggiata non può essere bloccata fin tanto che la sua forza è pari o inferiore a 3. Non male. Equipaggiare 2. Non male per niente. Interessante, interessante. Sempre belle queste carte che ti permettono di attaccare senza essere bloccati. Il tuo tempio è sotto attacco. E mi aspetta, questo è una cheat a... Oh mio Dio, un vuoto. Doctor Strange, no? Istantaneo, che costa 3 mana, di cui uno bianco. E dobbiamo scegliere una delle due opzioni. Prega per protezione. Le creature che controlli hanno indistruttibile fino alla fine del turno. Fai un patto, tu e un avversario bersaglio, pescate due carte. Hai sconfinato in un terreno sacro, mostro, vattene finché sei ancora in tempo. Molto bello. E ancora il giavellotto del fulmine, un artefatto equipaggiamento che costa 2 mana, di cui uno rosso. A lampo. Quando il giavellotto del fulmine entra nel campo di battaglia, segnalo una creatura bersaglio che controlli. Fin tanto che è il tuo turno, la creatura equipaggiata prende più 2 più 0 e attacco improvviso. Equipaggiare 4. Interessante, bello. Giavellotto del fulmine. Un po' di equipaggiamenti questo set, devo dire. Miconide di cantina sepolta. Una creatura fungus che costa 3 mana, di cui uno verde ed è un 1-2. Ogni qualvolta il miconide di cantina sepolta entra nel campo di battaglia o muore, crea una pedina creatura saprolingio 1-1 verde. Ho un ricordo di saprolingi, c'era un amico aveva un mazzo che era pieno di saprolingi, era interessante. Tappandolo aggiungiamo un mana di un qualsiasi colore. Comodo. Acqua, orzo, lievito e oscurità. La cantina della taverna aveva tutto ciò di cui una muffa in crescita potesse aver bisogno. Miconide di cantina sepolta. Globo dei draghi di lapislazzuli.
Aggiungiamo un mana blu. Quando spendi questo mana per lanciare una magia, creatura drago, profetizza 2. Comodo. Globo dei draghi di lapislazzuli, seguito dalla nube letale. Arriviamo verso la fine con la prima non comune. Tutte le creature prendono -x, fino alla fine del turno, dove x è il valore di mana maggiore di un comandante che possiedi sul campo di battaglia o sulla zona di comando. Mentre i fumi acri si diffondevano nella città bassa, persino i parassiti smisero di agitarsi. Lascia a due mani, molto bella, molto molto bella. Artefatto equipaggiamento che costa 3 mana, di cui uno rosso. Ogni qualvolta la creatura equipaggiata attacca, raddoppia la sua forza fino alla fine del turno, però equipaggiare 2, di cui uno rosso. Ha poi fendente ampio che costa sempre 2, di cui uno rosso. Un'istantanea avventura. Una creatura bersaglio che controlli a doppio attacco fino alla fine del turno. E poi possiamo giocarla come equipaggiamento. Però non male per niente, ma per niente male. Potrebbe essere comoda, appunto, come abbiamo detto prima, per dare il colpo finale al nostro avversario. Osservi il Terrasque, bellissimo. Un istantaneo che costa 5, di cui uno verde. Scegli uno, scappa e nasconditi. Previeni tutto il danno da combattimento che verrebbe inflitto a te e alle creature che controlli in questo turno. Trovi il coraggio. Una creatura bersaglio prende +5/+5 e ha indistruttibile fino alla fine del turno. Tutte le creature controllate dai tuoi avversari in grado di bloccare questa creatura in questo turno lo fanno. Il Terrasque, bellissimo. E ancora abbiamo Skanos, cuore di drago, creatura leggendaria, ranger drago, che costa 5 mana, di cui uno verde, ed è un 4/4. Ogni qualvolta Skanos, cuore di drago, attacca, prende +x/+x fino alla fine del turno, dove x è la forza maggiore tra gli altri draghi che controlli e le carte drago nel tuo cimitero. Scegli un background, puoi avere un background come secondo. Skanos, cuore di drago. Abbiamo poi il forestiero ardito, incantesimo leggendario background, che costa 2 mana, di cui uno verde. Le creature comandante che possiedi hanno, ogni qualvolta questa creatura attacca un giocatore, se nessun avversario ha più punti vita di quel giocatore, un'altra creatura bersaglio che controlli prende +x/+x fino alla fine del turno, dove X è la forza di questa creatura. Sei un esploratore nato e apriti la strada. Sei un esploratore nato e aprirti la strada attraverso la terra selvaggia ti rende felice. Forestiero ardito. Penultima carta. Mi parli sì. Rara mitica. Genesi maestosa. Una stregoneria che costa 8, di cui 2 verdi. Rivela le prime X carte del tuo grimorio, dove X è il valore di mana maggiore di un comandante che possiedi sul campo di battaglia o nella zona di comando. Poi puoi mettere sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carte permanente scelte tra esse. Metti le altre in fondo al tuo grimorio, in ordine casuale. Molto bella l'illustrazione. Via Laina, Tanner, molto molto bella, genesi maestosa. E concludiamo questo pacchetto con una foil non comune che abbiamo già trovato. Esplorare l'Underdark, questa volta una sola, rara o rara mitica, che andiamo subito a mettere in sleeve. Questa la mettiamo di qua. Abbiamo concluso
Sempre ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti, ed essere rimaste qui con me.